Posso darti un consiglio? Sì. Così da amico? Sì. Fai olio, aglio e peperoncino. Sì. Metti giù le vongole, prezzemolo un secondo dopo. Secondo dopo? Sì, perché se tu metti il prezzemolo subito nell'olio bollente, lo strini, lo fai diventare amaro. Ecco. E il profumo del prezzemolo non lo senti più. Ecco. Prova. E l'aglio ci mettiamo quello dell'orto. Questo si mangia dopo, Sì. Però un pizzico di peperoncino glielo metto adesso, sì. Va bene, anch'io nelle vongole metto sempre il peperoncino, non metti il pepe. Silver, tira su. Ok, vai. Ha lasciato la sua dose giusta di sabbiolina. Quindi vuol dire che dentro sono già pulite. Esatto. Teniamo il fornello per già fuori che prenda fuoco tutto, Così. Dai. Solito. Okay. Ok, lo potete, prezzemolo. Prezzemolo e poi io le chiudo con il coperchio. Quanto il bollore gli è passato sopra, sono pronte. Queste come le facciamo noi in mare. Un coperchio non ce l'abbiamo, noi ci adattiamo. Come no? Hai messo questa la reversa? Metti quello, va bene. Easy, track. Adattarsi e raggiungere lo scopo. Purasse, donne, te non ti ricordi? Sì. La donna con la bicicletta, col cesto, purasse. A mare passava sempre. Come no? L'isolina. Cosa dici? Gli diamo la gelatina? Io la gelatina. Ah, una la assaggiamo. Questa è la vongola lupino che non è allevata. Qui vai a fare il bagno d'estate, sì. Giù al mare, con le spiagge belle, no, come abbiamo noi le spiagge belle. Te vai a fare il bagno. Talsizio tipico, sì. Però uno che viene da fuori, un modenese, un bolognese, va sui banchi e dice: mi dà le vongole? Magari non che gli rifilo, perché niente da vedere con la vongola verace, sono due gusti diversi. Però mi raccomando, la vongola, la purazza, il lupino, lo trovano scritto il lupino. Guarda che roba. E se? Pronte. Ce ne rimane qualcuna chiusa? Il suo bello è anche quello, perché la vai a aprire, pop! Bello, l'aglio fresco non l'avevo mai messo. Gli diamo un giro di olio buono sopra. Sì, certo. Visto che te l'olio buono non ti manca. No. Guarda. E un po' di piadina dentro e fai la zuppetta. Numero uno. E tu vicino a vento. San Sves. Uff. Padella sul fuoco. Sì. Spicchio di aglio, che non è spicchio di aglio, ma è l'aglio fresco. L'aglio fresco che è. E olio d'oliva. A questo punto, stessa padella, facciamo il sugo di pesce. Andiamo a saltare. Velocemente il calamaretto, mettiamo a forte fiamma. Come cantano i calamaretti? Mettiamo un pizzico di sale. Un salto veloce. Mettiamo qui a riposare. La padella la sfuma appena appena con un goccio di vino bianco. Faccio sfumare il vino così non è acido. E la metto qua insieme. Ok. Stessa padella, olio d'oliva, l'altra metà di aglio, frigge, pronto, metto giù le verdure. Io mi hai svelato dei segreti oggi, chef, che vado a casa con un, bagaglio. Con un bagaglio che abbrusto tutti i game quando arrivo a chiesa. Metto giù un po' di stridoli. Stridoli. Pizzico di sale. Poco, perché poi dopo avremo le vongole e l'acqua di vongole. Però visto che hai due braccia buone, due mani belle grosse, me le fai te i passatelli. Te le schiaccio io, tu mi dici... Io ti preparo il quantitativo. Tu mi dai l'altro quanto è il momento. Sì. Perché sennò io continuo a stressare. Arriva sotto. Una pallina, la mettiamo qui. Ok. E vado. L'acqua è già in ebollizione, spingi. Ok, non buttare giù, non buttare giù. Okay. Belli tosti. Mettiamo i calamaretti, mettiamo le vongole. Prima il brodo di vongole. L'ultima vongola, la metto proprio all'ultimo istante, così non diventa dura. A parte che così è tenerissima, Ok. Alzo il calore. Sono venuti a galla.
il profumo del lime, una bella grattugiata, lo zenzero che ti ho pulito io, che mi hai pulito te. Una bella mantecatura, aggiustiamo di sapore, sicuramente ci vuole. Poi andiamo a arrotondare. Andiamo a completare il piatto con i calamaretti che abbiamo pulito. Ho tirato via qualche sua sacchetta di nero di seppia, nero di calamaretto. Andiamo a fare un punto qui in centro al piatto. Andiamo a fare un gioco di... Vedete come sono morbidi? Ok, e per completare ci mettiamo le vongole che ho tenuto in caldo. Dammi un po' di origano fresco. Un po' di origano fresco. Ok. Una cimetta. Sì, una cimetta di maggiorana. Una cimetta di maggiorana. Sembra che l'ho sempre vista, sterbetta, sì. Io. Poi, mi dai anche i fiori di Santoreggia? Prego. Ok. E questo lo mettiamo qui. L'olio non può mai mancare. L'olio no. Daniele, che lo dici? Io dico che è una sburonata totale. Gustosa e gustosa, calamaretti. Adesso vongole. Gustosa, te ne fra un po' questa bagnetta. I nostri sandwich di soia la sono pronti, sono solamente da infornare. Li mettiamo anche un goccino di olio crudo sopra e li mettiamo in forno a 210 gradi. Abbassiamo un po' la ventola. Ok, i nostri 7 minuti sono passati, le soglie sono sicuramente pronte. Lo dici? Belle? Belle, belle, belle. Okay. Belle. Facciamo due disegnetti di salsa di fragole. Le nostre vietole sono leggermente sbollentate e poi insaporite in padella con delle foglioline di maggiorana. Poi mettiamo la sogliola. Mettiamo anche altro pezzo sopra con i gambi delle vietole. I funghi chiodini, no, stop, non di più. A livello visivo gli mettiamo anche una falda di fragola. Dai, passi il pepe. Pronti. Guarda, appena appena. L'olio crudo e il piatto è pronto. Spettacolo. E a tutti buon appetito allora. Danilo, guarda in che posto ti ho mandato. Cosa mi hai fatto vivere oggi? Guarda che panorama. Guarda che panorama. Io farei una cosa. Io se mangio la tradizione e te mandi l'innovazione. Fai cambia? Dai. Ora, con i sardoncini io ci berrei un bel bicchiere sangiovese. Bene. E me lo verso per me. Okay. E a te ti do un bel bicchiere di Revola che con il lime, lo zenzero, le vongole e i calamaretti stanno benissimo. Un po'. Senti la mano? Complimenti. Grazie Silvio. E fai un bel cin cin. Sì. E viva la Romagna, Danilo. Tutta la vita. Non lo vorrei mai. Non lo vorrei mai.